qua. L'evento di oggi è all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l'abbiamo intitolato La Sostenibilità in Pratica, perché dopo aver tanto parlato e raccontato le cose che ci sono da fare, proviamo a raccontare anche magari da anni queste cose nella direzione della sostenibilità, che vedremo in declinazioni molto diverse, già le fa, già le ha messe in vista. Le persone che vi racconteranno le loro esperienze, avremo quattro relazioni, sono tutti degli operativi, nel senso migliore del termine, sono proprio le persone che i progetti li hanno pensati, realizzati, messi in pratica. E quindi ci racconteranno non solo in cosa consiste il progetto, ma magari quanto possibile anche da dove è nato, da che pensieri, da che valori queste idee, queste esperienze sono nate. Il fatto di parlare, che non è un evento del festival, di questi, della sostenibilità messa in pratica, è un po' il momento della maturità del nostro festival. Nei primi anni abbiamo raccontato qual è il problema che abbiamo di fronte, quali possono essere le sfide che ci porta, quali sarebbero le cose da fare, e finalmente dedichiamo qualche giornata, qualche evento, che abbiamo avuto anche stamattina uno, proprio qua, raccontiamo le cose che effettivamente già si stanno facendo nella direzione giusta, perché poi dobbiamo anche sfatare questa cosa che sia tutto troppo grande, non ci sia niente da fare, eccetera, che è molto difficile, proprio perché è molto grande, è ancora più importante che ognuno faccia la sua parte. La composizione dell'evento di oggi è molto varia. C'è un'istituzione pubblica, c'è un'impresa privata, c'è un'associazione, c'è una famiglia, un privato cittadino. Tutte realtà che hanno fatto delle scelte, dei progetti di sostenibilità. Partiamo per cortesia istituzionale e anche per cavalleria, visto che sono la quota rosa del nostro evento, con il Comune di Fidenza, che ci racconta con la dottoressa Mariana Sanrabello un'esperienza di bonifica, di restituzione della collettività di terreni che erano stati utilizzati in maniera piuttosto sostenibile a causa delle scelte industriali di sviluppo negli anni 70-80, eccetera. Vi lascio la parola. Facciamo un applauso. La gestione Montecatini Montedison produceva principalmente acidi fosforici.
fabbrica della morte dai fidentini, in quanto già dal 1973 il Ministero della Sanità ordinò la sua chiusura per innumerevoli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Infatti molti dipendenti comunque ci sono stati molti decessi anche per i lavoratori che lavoravano in quest'area. Relativamente agli aspetti di bonifica, quest'area è stata sottoposta a 3 interventi di messa in sicurezza di emergenza, dove sono stati asportati i terreni maggiormente pericolosi per tipologia e anche per elevate concentrazioni, costituiti principalmente da piombo tetraettile e metalli pesanti. Successivamente è stata realizzata una barriera idraulica, ossia una serie di pozzi, in modo che la contaminazione rimanesse nel sito e non andasse oltre. È stato terminato un primo stralcio di bonifica, dove sono state demolite tutte le opere, le strutture, gli impianti, degli edifici dentro terra e fuori terra, in quanto Amicizia possedeva molte all'interno, abbiamo trovato molte piscine e serbatoi ancora ricchi di materiale di materiale duro. E poi successivamente è in corso il secondo stralcio conclusivo di bonifica, che terminerà proprio alla fine del 2019, che prevede la bonifica di terreni contaminati da idrocarburi mediante la biopila e la rimozione per quegli altri terreni che possono essere gestiti nella biopila, per cui tramite rimozione e smaltimento di terreno contaminato. Questa è una vista di CIP dall'alto, che si trova proprio a ridosso della linea ferroviaria di Bologna. Queste CIP, quando il comune è entrato in possesso, un'altra subarea che entra nel SIN è la subarea carbochimica ed è ubicata proprio in adiacenza alla CIP. Anch'essa è acquisita dal comune nel 2005, in seguito al fallimento dell'azienda, e diversamente da CIP, la capochimica nasce tra il 1888 e il suo ciclo produttivo era legato al ciclo del catrame e del carbon fossile. Poi successivamente tra le produzioni c'era quella della naftalina e sui derivati. E l'area è estesa circa 84.000 metri quadrati. Carbochimica è stata sottoposta a un primo stralcio di bonifica che ha visto la dismissione e la demolizione di tutte le strutture fuori terra e inoltre il completamento della barriera idraulica, ossia sono stati realizzati degli altri pozzi in adiacenza alla barriera idraulica di CIP per evitare appunto la contaminazione della falda andasse oltre il sito. Nel 2017 è partito un secondo stralcio di bonifica che appunto prevede la bonifica del suolo, sottosuolo e della falda, e in quest'ambito sono stati fatti ulteriori indagini e si è arrivato a un quadro conoscitivo più dettagliato dell'inquinamento e della contaminazione di carbochimica. Questa è carbochimica prima del commissing e questa è un'altra foto. C'è da dire che di queste due aree il comune ha anche aderito a un progetto LIFE, un progetto di risanamento denominato LIFE Biorest, e l'Unione Europea ha investito a Fidenza, ha investito in questo progetto, e questo progetto riguarda l'utilizzo di un consorzio micronico di funghi e batteri autoctoni selezionati che sono stati inseriti all'interno delle biopile in modo da decontaminare il terreno. Successivamente si prevede che questo terreno decontaminato subisca un processo di rivegetazione al fine di ottenere un terreno ancora più pulito con dei parametri previsti per zone a destinazione di verde pubblico e residenziale. E con questo progetto il Comune di Fidenza si è trovato partner insieme ad altri soggetti, quali Alpai di Fidenza, l'Università di Torino, l'Università di Cattolica.
realizzazione e la messa in opera dei primi interventi di bonifica sulle due aree, ex CIP e ex Carbochimica, che come avrete capito sono le più sensibili all'interno del SIN, sia per tipologia di contaminazione, sia perché si trovano all'interno del perimetro urbano. A monte, a sud dei due siti, abbiamo infatti la ferrovia e a poche centinaia di metri in linea d'aria si trova la piazza centrale di Fidenza. Questa è una tavola dove vediamo le due aree. La parte viola è l'area ex CIP di circa 30.000 metri quadrati e in arancione l'area ex Carbochimica. La contaminazione, come diceva la dottoressa Sandei, nella parte ex CIP è dovuta prevalentemente a piombo e piombo tetraetile che derivano dalle attività produttive che venivano svolte, ma abbiamo trovato anche terreni maleodoranti a causa della presenza di mercaptani, e da idrocarburi, che è una contaminazione di cross contamination che proviene dall'aria di fianco. Infatti l'aria carbochimica è contaminata prevalentemente da benzene e naftalene, che erano i prodotti principali che venivano poi venduti e derivanti dalla distillazione del carbon fossile. Come appunto anticipavo, l'area ex CIP era contaminata da idrocarburi, da piombo metallico e tel, e per adesso sono stati scavati i terreni contaminati da metalli. È in corso la fase conclusiva della bonifica dei terreni contaminati da idrocarburi come benzene e naftalene, che si trovano nella parte sud-orientale del sito, proveniente appunto dal confine Carbochimica. E per adesso sono stati trattati 13.000 metri cubi in biopila, quindi terreni che non sono stati smossi dal sito, ma sono stati semplicemente scavati e trattati in sito in un impianto appositamente allestito, e ne rimangono da trattare 3.000 per arrivare alla fine dell'anno. In questi 3.000 metri cubi si è inserito il progetto Life Biorest con 500 metri cubi. Gli obiettivi sono le tabelle B, quindi un riuso industriale. Per quanto riguarda invece i metalli, ovviamente purtroppo non abbiamo potuto operare delle tecniche di risanamento in sito per le elevate concentrazioni di piombo, che in alcuni casi superavano i 10.000 mg, e per la presenza di tel, e quindi siamo dovuti ricorrere allo smaltimento ex sito. Queste sono alcune foto durante la demolizione dei capannoni e degli edifici che si trovavano pericolanti all'interno del sito. Vedete anche una tesostruttura dove abbiamo rimosso terreni maleodoranti con contaminazione elevata di tel, quindi anche per garantire la sicurezza dei fidentini e del comparto lavorativo che è adiacente al sito di bonifica. E in questa foto, vabbè, sono io che sto campionando tutta bardata, perché appunto l'area era particolarmente inquinata e pericolosa. Queste invece sono le biopile, che sono in grado di trattare circa 1.500 metri cubi l'una, più o meno 3.000 tonnellate di terreni contaminati da IPA e BTX, benzene e naftalene e idrocarburi. Per quanto riguarda Carbochimica, noi la destiniamo a una bonifica ancora più grande, sia per l'estensione del sito, sia per il tipo di contaminazione e l'estensione della stessa. Al momento è stata realizzata il decommissioning, cioè la demolizione totale di tutti i serbatoi presenti, erano più di 80, per un volume complessivo di stoccaggio di 15.000 metri cubi, da cui sono stati rimossi e smaltiti circa 5.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Molti sono andati a incenerimento anche fuori dai confini nazionali. Mentre sono state bonificate, coinventate e bonificate circa 20 km di tubazioni fuori terra, perché era tutto collegato da tubazioni fuori terra, e ne abbiamo altrettante, torniamo dentro terra. E inoltre la difficoltà è stata anche demolire delle colonne di distillazione che erano alte anche 50 metri. I capannoni inoltre erano quasi tutti contettoi in Ethernet, quindi anche qui è stato rimosso circa 1.600 metri cubi di Ethernet dall'intero comparto. Qua vedete la demolizione di alcuni serbatoi e l'abbattimento delle colonne di distillazione del carbon fossile.
Per quanto riguarda la bonifica del suolo, siamo in questo momento in una fase istruttoria della bonifica. È attiva sempre una barriera idraulica sulla falda e abbiamo scelto come tecnologia di dare precedenza a quelle tecnologie che permettano la bonifica in sito o nel sito. Mi spiego meglio, la contaminazione si concentra prevalentemente tra i 4 e i 10 metri e nella parte superficiale. Per quanto riguarda i terreni della parte contaminati superficialmente tra 0 e meno 2 metri dal piano campagna, verranno trattati in biopile per un totale di circa 8.000 metri cubi, sono 16.000 tonnellate. E per ottimizzare questa tecnologia sono stati fatti test di laboratorio e poi test pilota in campo. Le biopile appunto hanno dato rete di abbattimento superiore al 90% per la nostra contaminazione e pertanto è stato messo a punto tutto il progetto che è in fase di approvazione. I tempi di trattamento sono da 3 mesi a 1 anno in funzione delle concentrazioni del benzene e del naftalene. Qua vedete la lavorazione di una biopila che questa è riferita al cantiere CIP, ma non sarà molto diversa da quella che verrà fatta in carbochimica, mentre in alto vedete i test pilota che abbiamo progettato con un laboratorio privato. Per quanto riguarda invece le contaminazioni più profonde, per cui intanto prevedere delle attività di scavo tra 4 e 10 metri è praticamente è molto complesso perché si intercetta la falda, bisogna gestire le acque, anche con oneri di sicurezza, abbiamo pensato a un'attività di biorisanamento in sito che prevede l'estrazione tramite l'applicazione di vuoto con la realizzazione di più di 300 pozzetti e di insufflazione di aria e di ossigeno per aumentarne la biodegradazione e lo strippaggio nei terreni parzialmente occupati dalla falda. Questa è una tavola di progetto e qua vedete un piccolo particolare di un test pilota che abbiamo condotto per ottimizzarne il quantitativo. E questo invece è un altro campo prova, sempre dove abbiamo fatto dei test pilota che ci sono stati anche richiesti dal Ministero dell'Ambiente in fase di progettazione. Per quanto riguarda infine la parte più profonda della contaminazione che va dai 15 ai 25 metri, il nostro progetto prevede l'iniezione di batteri autoctoni che sono già stati selezionati e l'aggiunta di sostanze in grado di rilasciare ossigeno lentamente nella falda. Anche qui la progettazione è stata affiancata da numerosi test pilota in laboratorio e siamo in fase di sperimentazione finale. Come vedete i metri quadrati da trattare sono tantissimi perché sono circa 28.000 e i metri cubi arrivano facilmente a quasi 200.000 metri cubi e con questa attività sono tutti terreni che rimarranno in sito e verranno semplicemente biodegradati. Qua vedete una tavola di progetto, in rosa ci sono i pozzi che verranno utilizzati per le iniezioni nella zona contaminata a 25 metri, mentre qui vedete in arancione più chiaro quelli utilizzati per la falda più superficiale tra i 15 e i 20 metri. Devono ovviamente ancora essere realizzati, ma questo progetto per noi è molto ambizioso perché permetterebbe di risanare un'area fortemente contaminata limitando l'utilizzo della più semplice, vabbè, infatti qua sarebbe molto difficile da applicare, comunque di scavare e portare tutto in discarica, di fatto demandando a un altro sito un problema ambientale significativo. Per quanto riguarda tutti gli altri rifiuti che verranno prodotti, perché oltre la contaminazione sono ancora presenti, i contaminati sono ancora presenti, delle macerie, delle solette da demolire, abbiamo in essere di utilizzare dei frantoi autorizzati e delle tecniche di inertizzazione. Adesso partirà un piccolo video che è stato realizzato dal Comune di Fidenza dove si riassumono un po' tutte queste cose. Grazie.
che oggi ci sta presentando il conto. Chiaro che è facile dirlo col senno di poi. Queste sono situazioni relativamente piccole, relativamente gestibili, anche se immaginate che cosa sono su un piccolo centro abitato con l'utenza. Ma questa è tanto. Questa è mille cose che abbiamo avuto, abbiamo in giro per l'Italia, alle quali oggi dobbiamo mettere una pezza. Queste non sono presentazioni particolarmente affascinanti, non ci sono belle foto di natura, alberi, eccetera, però in realtà sono davvero i progetti che ci possono portare verso il futuro. Sento in giro molta tendenza e molte spinte a uscire dalla crisi in retromarcia, cioè tornando a questo modello di sviluppo. Secondo me quello che abbiamo appena visto ci dimostra. E loro l'hanno toccato letteralmente con mano, dovendosi mettere lo scaffale, che forse non è proprio un'idea così buona. Qualcuno che invece, se metti in proiezione la numero 2, qualcuno che invece prova ad andare avanti, prova a guardare avanti, è la Barilla, un'impresa del nostro territorio che non ha nessun bisogno di presentazioni, che ha fatto assieme a due. Da un anno o un po' in corso un progetto sulle filiere del grano, quindi sul modo in cui Barilla, che è il primo trasformatore di grano al mondo, si approvvigiona della sua materia prima. In particolare in questo caso parliamo di grano, che il progetto abbia almeno nel lungo periodo di diventare un po' più buono comprensivo. Il nostro ospite di oggi, Leonardo Miroro, che lavora in Barilla proprio nell'attività di approvvigionamento, poi ci spiegherà meglio cosa fa esattamente, e ci presenta appunto questa attività messa in piedi con il WWF sul controllo e sul miglioramento delle filiere del grano tenero. Grazie. Grazie mille a te per l'introduzione. Grazie per l'invito ad essere qua 25 anni dopo la laurea. Nella vita, quindi è sempre bello. E concordo con l'introduzione che ho fatto all'inizio, che ora di raccontare le cose che si fanno e non sono i problemi. Però in realtà quando si parla di ciclo alimentazione ancora dobbiamo fare tanta educazione, perché col caso che abbiamo visto prima, che è veramente interessante, è facile far capire alle persone quanto una contaminazione così importante sia grave per le persone. Penso che tutti ci è venuto in mente l'Ilva di Taranto, dove abbiamo vedendo questi esempi, lì è facile capire che l'Ilva è un problema. Quando si parla di ciclo si fa sempre un pochettino più fatica a capire quali sono le problematiche, quindi fa una breve introduzione per poi passare a raccontare il progetto. Dove ci incominciamo con le Barilla? Sappiamo che siamo uno scenario globale, e lo scenario globale è questo, quindi lo sviluppo sostenibile passa per questo, per gli obiettivi che si sono dati in Nazioni Unite. Chiaramente il cibo alla fine li tocca un po' tutti se li guardiamo con attenzione, e non ci focalizziamo su quelli in cui abbiamo un impatto. È chiaro che il cibo si occupa di tutto, perché chi è povero difficilmente potrà mangiare bene, come è fondamentale anche all'ultimo fare partnership per raggiungere gli obiettivi, e qui raccontiamo il progetto di partnership. Quindi noi li attraversiamo tutti e 17. Ma soprattutto ci sono alcune sfide globali. L'azienda Barilla, soprattutto il presidente, 10 anni fa ha deciso di creare una fondazione che si chiama Barilla Center for Food and Nutrition, che serve a dirci quali sono le vere problematiche del cibo, alzando un po' la testa dalla quotidianità del lavoro. E noi ci siamo detti che esistono tre grandi sfide globali oggi: quella di morire di fame o di troppo cibo, e paradossalmente è il secondo che sta prendendo piede. 10 anni fa, quando abbiamo cominciato questo lavoro, c'erano 1 miliardo di persone che soffrivano la fame e 1 miliardo che avevano problemi di salute dovuti alla sovralimentazione. Adesso il rapporto è di 3 a 1, 3 che hanno problemi perché mangiano troppo male e 1 che ha problemi perché non mangia abbastanza. L'altro grande problema è più di metà delle calorie che produciamo attraverso la nostra terra viene dato alle bestie o alle automobili o a mille altre applicazioni che non sono il cibo. Quindi solo il 47% della produzione mondiale di cibo va direttamente alle persone. E forse la scelta di fare più carburante è la scelta più sensata. Adesso stiamo pensando all'energia elettrica per far andare le macchine, che non sa se è la soluzione giusta. E infine dobbiamo purtroppo ancora troppo cibo nella spazzatura. In realtà si è venuta più a monte che a valle. Però a partire dal campo fino al bidone della spazzatura si butta tantissimo cibo, e potremmo sfumare per 4 volte i poveri del mondo.
Ma qual era il vero problema che vi scritto in basso? Che oggi siamo il 70% delle risorse individuali che abbiamo da produrre. E a breve, invece, quando siamo tre volte nelle ricerche da produrre. Sarebbe come se non mangiassimo un terzo delle calorie rispetto a quelle che utilizziamo, in pochi mesi moriremmo. Pianeta per fortuna ha tante risorse, ma se andiamo avanti così il nostro pianeta ci reagirà come stiamo già reagendo. La soluzione che ha individuato la fondazione, che l'azienda sta cercando di mettere in piedi, è quella della doppia piramide. Quella di sinistra la conosciamo tutti, chi ha studiato a scuola o chi l'ha vista in giro, la piramide alimentare, che si basa sulla dieta mediterranea, quindi se non mangiamo secondo la dieta mediterranea sicuramente. Per fortuna i cicli che sono alla base della piramide alimentare sono quelli che hanno un impatto molto piccolo sull'ambiente. Per cui se mangiamo soprattutto a base di cereali e legumi, come prescrive la dieta mediterranea, abbiamo un piccolo impatto sull'ambiente. Se mangiamo troppa carne rossa, troppi alimenti ricchi di filiere animali, abbiamo un impatto enorme sull'ambiente. Quindi la dieta mediterranea è una delle grandi soluzioni ai problemi di sostenibilità del pianeta. Marina si è data per tutta la missione, non parliamo solo di cibo, non possiamo parlare di altro. Quindi per noi è importante fare un cibo che sia buono per le persone e che sia buono per il pianeta. E quindi deve essere un'alimentazione bella, gioiosa, perché il cibo deve essere buono, può piacere, però deve avere la fine di responsabili. E deve essere ispirato al nostro stile di vita che sia basato sulla dieta mediterranea, perché è la dieta più sostenibile. Cioè, abbiamo fortuna di esserci nati in questo paese, quindi la nostra missione in quel paese è di portare in giro nel mondo. E la cosa bella è che il pianeta alla fine è l'anello di congiunzione, perché se noi partiamo dalle materie prime, si produce con vari processi, sviluppo, e logistica, e interi, innovazione, e cibo che va a finire alle persone. Se le persone stanno bene, il pianeta che sta bene, avremo di nuovo materie prime. Quindi il pianeta è l'anello di congiunzione del posto in cui le persone devono stare bene, è la produzione delle materie prime attraverso cui produciamo il cibo che serve alle persone. E quindi è proprio l'anello che dobbiamo preservare nel nostro lavoro. Ci siamo dati due grandi obiettivi, parleremo adesso della filiera e non tanto del tè, però se pensiamo alle persone, tutte le azioni dell'azienda saranno sviluppate nel futuro, non solo già, col focus sul gastronomia nutrizionale e benessere, quindi migliorare i profili nutrizionali e aiutare le persone a scegliere sempre più la vita mediterranea. Questo è il focus dei prodotti che Barilla già sviluppa e svilupperà sempre più nel futuro. Ma non si ferma lì, deve andare indietro lungo la filiera, deve lavorare sui propri stabilimenti, che è il quadrato di sinistra, quindi migliorare i processi produttivi, perché dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra, e questo è quello che facciamo continuamente, e dobbiamo ridurre l'utilizzo di acqua, e dobbiamo soprattutto promuovere pratiche agricole e di allevamento più sostenibili, perché abbiamo visto che stiamo usando troppo nel pianeta. Fatta questa lunga introduzione, perché la filiera in realtà è così importante? Perché potremmo dire, vabbè, mangiamo secondo la dieta mediterranea. In realtà no, perché spesso molti di noi non sanno che quando guardiamo un prodotto, questa è una cucina molto abbastanza conosciuta in Italia. Spesso si parla di chilometro zero, di noi in ballo, della plastica, sicuramente sono fattori importanti. Chilometro zero è importante soprattutto per lo sviluppo delle comunità, per preservare e sviluppare i cibi locali. Ma se pensiamo agli impatti, basta prendere la prima riga, che ci misura più o meno i metri quadrati, quanti metri quadrati servono per produrre un chilo di macine, vediamo che la grande quantità di terra che serve per coltivare. Questo forse è un po' più logico, ma anche la CO2, quindi l'impronta di carbonio di una macina, è per il 90% della materia prima. Spesso si dice che trasportiamo la roba, non funzioniamo un po' meglio, sì, cioè più meno lo facciamo, più meglio è. Però l'impatto dell'imballo della distribuzione è minimo rispetto all'impatto della coltivazione. Quindi, nella nostra missione ci può essere solo quello di dare un cibo che abbia sempre meno grassi salto, sapete che abbiamo tutto di danno, stiamo facendo tantissime attività, però un prodotto sempre più sano, alla base della dieta della piramide alimentare, ma dobbiamo lavorare sulla filiera per ridurre quella problema di sinistra. Dieta che serve per produrre la macina, la CO2 che è stata emessa e l'acqua che è stata utilizzata per produrre. E finiamo al progetto che raccontiamo oggi, che è la carta del mulino. Spesso pare la più conosciuta e se parla di più per la pasta, ma in realtà è un grandissimo produttore di prodotti da forno, il mulino bianco in particolare, usa tantissima farina. E questo è il mulino. La prima parola di Bandera serve c'era dei prodotti, sembrava un pasticcere e altro, per anni è stato il nostro testimonio, diceva o non diceva questione di gusti. Adesso stiamo andando fuori, adesso il racconto si sposta un po' da chi fa solamente un prodotto, deve farlo buono, a tutto quello che c'è dietro, quindi il mulino è ritornato a essere visto da fuori, è visto da fuori con tutto ciò che sta intorno al mulino. Perché la qualità è sempre stata la base del marchio, però adesso quello che noi vogliamo, la piramide di sinistra, equilibrio nutrizionale,
Perché la farina? E qui parlo di farina perché nel campo sono 140.000 tonnellate di farina, è tantissimo, ci vogliono 50.000 campi di calcio per produrre solo la farina che utilizzano gli uomini. Quei 50.000 campi di calcio, se continuiamo bene, facciamo del denaro. Non elimineremo le sostanze super tossiche che abbiamo visto prima, ma sicuramente avremo le migliori. E qui vediamo il gol 17 del gol di sviluppo sostenibile nazionale della partnership. Abbiamo sviluppato cercando l'eccellenza del territorio. UF è il nostro, come dire, nostro punto, lì abbiamo Franco che ha scritto con noi la carta, tecnicamente ne sarà molto più. Ci serve qualcuno che non ci mettesse la barra un altro, perché è facile scriversela e cantarsela da solo. Se c'è uno bravo ti dice no, aspetta, quello che stai raccontando bene, ma lo faremo tutto. E poi abbiamo messo due partner tecnici molto importanti, questa di Bologna, questa della Boscia, che ci aiutano a dire sì, quello che abbiamo scelto insieme al UF funziona. L'ambiente sta molto meglio. E questa della Boscia ci dice sì, quello che stai pagando i premi agli agricoltori va a stare, finanzia tutta l'attività, puoi pagare un po' di più, un po' di meno, vedremo. Quello che stai pagando non ci dico, non funziona, serve a pagare tutti gli investimenti. Per cui è un vero progetto di partnership. La persona che vedete lì è un vero agricoltore che ha venuto subito. Qui va ho scritto frumento tenero, quindi abbiamo perché lui lo sono veramente in tutti i campi che andiamo a coltivare in questo modo. E sono 10 regole, non siamo arrivati forse per cultura cattolica a fare i decalogi, invece è più semplice, sono 10 regole e impattano le persone, il pianeta e le comunità che ci lavorano. Le persone perché cerchiamo di guardare qualità alle persone. Ad esempio abbiamo scritto una regola che vieta l'uso del glifosato, quindi arriveranno delle farine prodotti legami in cui il glifosato non è stato usato. Per il pianeta, perché la biodiversità è uno dei campi di questo progetto, e per le comunità perché daremo valore a chi coltiva. Chi coltiva avrà dei campi migliori e dei campi più sani, quindi probabilmente comprerà meglio in futuro, e tutto il lavoro che sta facendo in più viene pagato da noi. Ci sono 10 regole, non entrare in tutti i dettagli, quello che ci interessa dire è che è un progetto trasparente. Quindi questo è il sito, c'è un piccolo video che fa vedere come funziona il sito, ma è un po' veloce. Si va sul sito e si trova tutto. Sul sito si vedono le 10 regole, uno se ne può andare a leggere, si vede la mappa dei campi, questa è una mappa ancora un po' piccola perché è il primo progetto pilota del raccolto dell'anno scorso, quest'anno ho raccolto 2019, questa mappa esploderà per 10 e via via sempre di più, si possono andare a vedere i singoli campi, a volte è vicino alle città come Milano perché c'è una regione sociale dell'azienda agricola, miglioreremo, avremo una mappa vera dei campi fisici in futuro, quindi è un progetto trasparente che non è tutti gli anni, ma si può andare a zoomare e vedere dove è il mulino che macina la farina, dove è lo stoccaggio dove è conservato il grano e quali sono i campi che hanno prodotto il grano. E tutti i partner sono lì e si può vedere tutto, è tutto auditato da un esterno che si chiama Rina che va a fare tutte le verifiche. Proprio in questi giorni abbiamo appena concluso la pianificazione di tutti gli auditi da fare in campo, tra giugno e luglio, durante la raccolta del grano, quindi tutto verrà verificato in campo. E questo è il percorso, questo è un po' complicato, dopo vedremo un video che lo racconto in maniera più semplice, però giusto per far vedere quanto è serio il progetto. E che cosa fa? Quindi è partito da quattro partner che vedete lassù che hanno scritto la carta del mulino e che hanno verificato. La carta del mulino ha una base, una certificazione che si chiama ISCC, che è uno schema di coltivazione sostenibile riconosciuto in Europa, l'unico che ti permette di mettere la parola su questo punto. E poi una serie di 10 regole che soprattutto hanno a cuore la biodiversità. È la nostra regola che ci piace molto, il 3% delle aree di rispetto ecologico. Quindi se facciamo 100 la superficie di una volta coltivata a grano, il 3% di questa superficie viene fermata e coltivata a fiori, quindi insetti pollinatori o aree di interesse ecologico. Avrete sentito probabilmente molto di voi le problematiche in questa primavera molto piovosa con le api, queste non ci farete nessuno, se dove proprio non piace l'acqua le api vanno fuori e non stanno incontrando i fiori, ci sarà meno frutta, meno miele, questa è una problematica. Non cerchiamo di aiutarla con questo progetto. Tutta la filiera è coinvolta e alla fine sul banco troverete le regole, quindi c'è i pacchi di buon grado che contribuiscono tutto lo sviluppo, il piano di sviluppo, raccontano tutto, quindi cercheremo di dare informazioni alle persone anche attraverso il pacco raccontando tutti i dettagli di quello che dobbiamo fare. Quello è il primo pacco prodotto nello strumento di Castiglione nei primi giorni di aprile di quest'anno. E adesso faccio un video, le vediamo un video che è un pochettino più semplice da raccontare che con le slide complesse. Noi di Mulino Bianco crediamo in un mondo buono, crediamo nella gioia del vivere secondo natura. Nella natura c'è vita, ricchezza, futuro. Ed è dalla natura che nasce il nostro ingrediente più importante, la farina. Per difendere questo patrimonio è nata la carta del mondo.
perché ci aiutano a portare ancora più umanità dal campo alla tavola. Sono buone per il pianeta, perché aiutano a ripristinare la naturale fertilità del suolo, garantiscono una maggior biodiversità e favoriscono la proliferazione degli insetti pollinatori. E infine, le 10 regole della Carta del Mulino sono buone per le comunità, perché valorizzano il lavoro di tutti gli attori della filiera. Sono centinaia gli agricoltori che hanno aderito alla Carta del Mulino e saranno sempre di più in futuro. È grazie a loro se oggi nasce il primo prodotto realizzato con 100% farina da agricoltura sostenibile. Buon grano. E non sarai solo. Nei prossimi mesi si aggiungeranno sempre più prodotti. Questo è il nostro impegno per portare a tutti quella gioia che solo il cibo ben fatto può dare. Perché il mondo buono esiste davvero. E questo è quello che appunto che racconta il nostro progetto. Quindi ad aprile abbiamo iniziato a produrre questo biscotto. E come avete detto, proprio il logo agricoltura sostenibile, che è certificata, e dietro quello che deve essere il vengono raccolta 13 anni. Partire dal trattamento con prodotti come glifosato che sono vietati, alla coltivazione del grano con metodi che lo preservano bene, usando pochi prodotti chimici, al 3% soprattutto delle aree destinate a fiori, con delle tecniche di rotazione culturale che preservano il fiori. Dopo il nuovo grano, piano piano verrà cominciato con i prodotti, quindi a ottobre di quest'anno avremo tutta la carta del padre, e a ottobre 2020 tutti i biscotti per andare fino al 2022 con tutti i prodotti in vino bianco utilizzando solo la farina prodotta da grano secondo la carta del mulino. Non tutti magari i prodotti avranno raccolto dietro, perché sono tutti importanti, ce l'avranno, ma lo racconteremo tutti. Avrete visto forse per strada Parma, quasi tutte le fermate dell'auto usando il banner adesso che è un buon grano, qualche settimana fa navigando sul sito internet compariva spesso il progetto, tutto trasparente, si può andare a vedere online. Qui ci sono un po' i numeri che raccontavo prima, soprattutto quello che mi piace raccontare con gli agricoltori coinvolti. Nel 2022 ci saranno 5.000 agricoltori. 5.000 agricoltori coltiveranno in questo modo qui. E visto che noi non lavoriamo solo a fare il grano tecnico, abbiamo il grano duro, abbiamo il pomodoro, abbiamo i semifici da sole per fare l'olio, in tutti questi progetti stiamo mettendo criteri di questo tipo. Per cui l'agricoltore, non so se si trova a dover fare questo progetto, e spesso abbiamo visto che sono molto felici di farlo, ma si trova che quando deve coltivare il grano duro, un pomodoro o qualcos'altro, ha delle regole semplici, quasi quasi. Noi quella speranza nostra che gli agricoltori dicono continuiamo tutto così. E effettivamente funziona. Qua stiamo facendo una partnership con lo zucchero, della zucchero è l'unico produttore italiano di zucchero. Abbiamo messo gli agricoltori in rotazione, danno loro il barbabieto con gli stessi criteri e hanno detto in questo modo interagono con altre regole. E anche loro stanno solo quando la fine sostenibile. Ha delle regole un po' diverse, però si risente per prendere. E questo è il cartellone di pubblicità che vedete per strada, il primo racconto che faremo per strada. Città italiana c'è stato messo, racconta una delle regole, la regola numero 3, è una bellissima immagine in cui si vedono il campo da fiore, i fiori, questa è l'immagine da pubblicità, però i nostri campi avranno queste aree, fiori, i campi dei fiori. Grazie a tutti. Abbiamo cambiato decisamente il scenario, adesso cambiamo scenario un'altra volta, facciamo sulla 3, facciamo i migranti a Rescio e andiamo verso l'Africa. Fabio Gherardi fa parte di un'associazione che si chiama IEA, Associazione Italiana Esperti dell'Africa, si occupa in particolare del contrasto al bracconaggio, con particolare attenzione al rinoceronte, che fra i grandi mammiferi è probabilmente oggi quello più in pericolo, è una specie simbolica anche all'interno di molti programmi di varie associazioni, anche con cui è stato coinvolto e coinvolto sulle grandi specie africane. Quindi il conte rinoceronte a noi ci sposta poco. Però fino lì, il commercio abusivo, illegale, sbarchi, diciamo, di elementi di natura, lavori, corno di rinoceronte, le gusci di tanta roba, è il quarto mercato, i pappagalli, i cicloni, è il quarto mercato illegale al mondo, il corno di rinoceronte è la prima voce. E questo vuol dire mafie, gruppi terroristici, stati canaglia,
ci mettono tutti le mani lì dentro. Quindi qualcuno che si occupa di contrastare questo fenomeno, in ultima analisi dà una mano a tutti voi, perché sappiamo benissimo che cosa è collegato a questo tipo di dinamiche, turbative geopolitiche, migrazioni, guerre, eccetera, eccetera. Lascio la parola a Fabio che ci racconta un po' dell'attività di AIEA, ci sono immagini bellissime, altro un po' meno, vediamo. Grazie. Io sono Fabio Girardi, direttore di AIEA, Associazione Italiana Esperti d'Africa. Ci occupiamo da diversi anni di conservazione, salvaguardia e antibracconaggio delle specie di estinzione. L'AIEA nasce relativamente 10 anni fa, con sede a Torino, ed è composta da un presidente e 3 direttori più a cascata, qualche migliaio di iscritti che ci danno la mano quotidianamente. Il presidente di AIEA è Davide Bombet, istruttore capo della Voice Innovation Academy. Massimo Ballarin, vicepresidente di AIEA e direttore della Voice Innovation Academy. Davide Sita, direttore AIEA e responsabile del progetto Territorialismo. Vedremo poi successivamente in questi progetti di cosa si parla. Come diceva Rolando, oggi faremo un focus su cosa non c'è in quanto è l'animale al momento più a rischio di estinzione rispetto a negativamente abbiamo due tipologie di rinoceronte, il rinoceronte africano e il rinoceronte asiatico. Il rinoceronte africano si divide in due sottospecie, il rinoceronte bianco e il rinoceronte nero, mentre il rinoceronte asiatico si divide in rinoceronte di Sumatra e il rinoceronte di Giacomo. Perché vengono uccisi questi animali? Vengono uccisi prevalentemente per due motivi: per le loro zampe, con le quali vengono fatti degli oggetti per la casa, di discutibile gusto direi, oppure per il suo corpo. Qui vediamo un grafico relativamente agli animali dell'Africa. Nel 1970 eravamo a 160.000 unità, mentre nel 2017, nel Dipartimento ad oggi, a 25.000 unità, divisi in 5.000 rinoceronti neri e 20.000 rinoceronti bianchi. Considerate che viene ucciso un animale ogni 8 ore. Ogni 8 ore viene ucciso un animale per prendere il suo corpo. Ma che cosa serve il corpo del rinoceronte? Serve prevalentemente nella medicina tradizionale cinese come panacea per tutti i mali. Si dice addirittura che sia un afrodisiaco. Ultimamente si dice anche che serva per curare il cancro. Studi medici e scientifici hanno verificato che non ha nessuna valenza medica, in quanto il corpo del rinoceronte è fatto di cheratina, tanto come le nostre unghie e i nostri capelli. Il corpo del rinoceronte va a finanziare associazioni terroristiche. Vedremo poi successivamente chi sono e cosa fanno queste associazioni terroristiche. Viene utilizzato per creare una nuova tipologia di droga che si chiama black cocaine, che è una droga che non ha nessun tipo di effetto psicotropo maggiore rispetto ad altri, ma è una droga considerata un lifestyle drug, quindi una droga che si possono permettere solamente i più ricchi del mondo, in quanto la polvere di corno non c'è molto e vedremo anche successivamente a un prezzo elevatissimo. E poi viene utilizzato per collezionismo. Non molto tempo fa all'aeroporto di Johannesburg è stato individuato un corno di rinoceronte con destinazione a Vienna. Le autorità hanno pensato di non sequestrare il corno, ma di far finta di nulla e vedere la persona dall'altra parte chi è. Il corno fa il suo viaggio, arriva in Vienna e la persona che ha ritirato questo corno era un diplomatico vietnamita. Alla domanda del perché lui non si vergognasse di aver preso questo corno di rinoceronte per il prendo, ormai di rinoceronte non ce ne sono più, e lui ha detto proprio per questo che voglio avere uno in casa. Questo è quello che sta succedendo. Queste sono le associazioni terroristiche che si finanziano dalla vendita di corno e rinoceronte. Boko
Boko Haram probabilmente l'avete sentito, il Shabab un po' meno, ma sicuramente avete sentito parlare dell'ISIS. Boko Haram e il Shabab sono legati all'ISIS. L'ISIS ci spaventa tutti, gli attentati che vengono fatti in Europa, al di là delle nostre frontiere, li abbiamo visti tutti. E molto spesso quello che penso io è che alcuni di questi attentati possono essere anche finanziati dalla vendita di corpi al rinoceronte. Ed è qua che il rinoceronte e la salvia della sua salvaguardia non è poi così troppo lontano. Qui vediamo il valore del corno del rinoceronte. Ad oggi sul mercato nero il corno del rinoceronte vale 100.000 dollari al chilo. Facendo un rapido calcolo, un corno del rinoceronte vale 1.000.000 di dollari. Quindi un bel banco, direi, per questa associazione terroristica, che con un solo animale porta a casa 1.000.000 di dollari. Vale più dell'oro, vale più della cocaina. Come ci diceva Rolando prima, la vendita di corno del rinoceronte è la quarta mafia più importante al mondo, dopo droga, armi e disseguro. In questo grafico si può notare una cosa molto interessante. Le uccisioni di rinoceronti dal 2007 al 2010 erano relativamente basse, si può chiamare un bracconaggio di sussistenza, quindi popolazioni indigene uccidevano i rinoceronti perché questi davano fastidio ai loro allevamenti, ai loro pascoli. Ma dal 2010 la moglie di un primo ministro vietnamita ha dichiarato pubblicamente di essere guarita dal cancro grazie all'assunzione del corno del rinoceronte. E vedete che picco di uccisioni di animali sia stato, fino ad arrivare al picco massimo nel 2014. Poi fortunatamente questo grafico tende a scendere. Questo stiamo parlando di Sudafrica, solamente Sudafrica. Questo fa vedere che ciò che stiamo facendo noi sta portando buoni risultati. Come molto spesso si dice, però abbiamo vinto la battaglia ma non abbiamo vinto la guerra. Quindi dobbiamo continuare a remare in questa direzione. La destinazione del corno del rinoceronte è al 99% nel sud-est asiatico. Vietnam, Laos, Birmania, Cina, appunto per quanto vi ho elencato prima. I rinoceronti vengono uccisi nella fascia subequatoriale africana, Sudafrica, Namibia, Botswana e Tanzania. In tutti questi posti noi abbiamo dei presidi dove facciamo antibracconaggio. Questa foto è una foto abbastanza dura, ma vi potete rendere conto della sofferenza di questi animali. Gli animali vengono dapprima addormentati e poi mutilati. Perché addormentati? Addormentati perché nel silenzio e nella vastità della savana, nella notte della savana, un colpo di fucile lo si sentirebbe a chilometri e chilometri di distanza. Mentre con un fucile ad aria compressa che spara un dardo soporifero, non lo sente nessuno. In questo modo i bracconieri possono uccidere anche due o tre animali nel giro di pochi minuti. Possono addormentare due o tre animali nel giro di pochi minuti. Quando l'animale è addormentato, viene tolto il suo corno utilizzando motosega, accette o strumenti rudimentali. L'animale poi si sveglia in queste condizioni. La foto che vedete, l'animale è ancora vivo, lo si nota perché ha le orecchie dritte. L'animale in queste condizioni poi muore soffocato, può morire di setticemia o, se è molto fortunato, può trovare qualche mio collega ranger che pone fine alla sua sofferenza. Ma non solo in Africa vengono uccisi i rinoceronti. Come sapete, nel mondo, in Europa, ci sono i bioparchi, queste strutture che sono l'evoluzione dello zoo, sono strutture che guardano molto al benessere animale. E ovviamente ci sono i rinoceronti. Nel 2017, nel bioparco di Parigi, è stato ucciso un rinoceronte appunto per il suo corpo. Qui in Italia abbiamo due bioparchi, lo Zoo di Torino e il Parco Natura Viva.
Sappiate che i rinoceronti che sono all'interno di questi due bioparchi in Italia sono guardati a vista da guardia armata. Non solo nei bioparchi, vengono fatte delle incursioni e delle rapine nei musei. Solamente nel 2015 nei musei di scienze naturali di Modena, Pisa, Bologna e Napoli, qui in Italia, sono stati rubati i corni di rinoceronte che erano esposti. Nel 2014 a Macerata e nel 2012 fenomeni simili sia in Germania che in Portogallo. Ma non vengono uccisi solamente i rinoceronti, vengono uccisi anche i rettili. È una vera e propria guerra questa. Ogni anno più di 300 rettili vengono uccisi in savana, vengono uccisi per scontrafuoco con le bracconiere oppure anche per cause naturali, quindi morsi di serpente o caricati addirittura dai rinoceronti stessi. Nel 2017 è stato ucciso con un vero e proprio atto terroristico Wayne Lotter. Wayne Lotter è un conservazionista, un collega che viveva in Tanzania. La sua auto è stata fermata intanto che era diretto verso l'aeroporto di Dar es Salaam. Sono scesi dei terroristi e l'hanno ucciso. Perché è stato ucciso Wayne Lotter? Quell'altro è stato ucciso perché ha collaborato con Leonardo DiCaprio alla produzione del film The Ivory Game. Non so se l'avete visto, vi consiglio di guardarlo. In Ivory Game vengono fatti tanti nomi reali di trafficanti di avorio e questi nomi sono stati fatti da Wayne Lotter e pochi mesi dopo l'uscita del film nelle sale Wayne Lotter ha fatto questo film. È stato tentato l'omicidio di Cookie Goldman, una nota scrittrice probabilmente molti di voi conoscono perché anche lei è molto impegnata nella conservazione. Nel 2018 è stato ucciso un altro collega di Smombati, ma nel 2017 è successa una cosa particolare. Nella riserva Turatura in Africa c'è un gruppo di turisti svedesi in visita alla riserva e un gruppo di terroristi ha dapprima sequestrato il gruppo, legato tutti i turisti, picchiati e violentati, un vero e proprio atto terroristico intimidatorio, come per dire da oggi qui comandiamo noi. Quindi non vogliono più i turisti in Africa, che è una cosa molto, molto complessa. Vediamo poi successivamente l'importanza del turismo in Africa. Come fermare tutto questo? Colorazione del corno del rinoceronte. Molti di voi avranno visto la foto in alto del rinoceronte col corno colorato, oppure le zanne della una cosa che non viene fatta. Questa foto che avete visto su internet non è una foto reale, ma la colorazione del corno che viene fatta è una colorazione all'interno del corno rinoceronte con sostanze metalliche in modo tale che il corno venga poi individuato nel metal detector degli aeroporti per evitare che venga poi portato fuori, ma comunque non si evita in questo modo l'uccisione dell'animale, ovviamente. In alcune riserve tagliano il corno del rinoceronte, per dire tagliamo il corno, il rinoceronte non viene abbattuto, ma se il rinoceronte ha un corno, un motivo ci sarà. Pensate che quando nasce un piccolo del rinoceronte la prima cosa che fa la mamma è quella di rompere la placenta con il suo corno, oppure aiuta il piccolino nei primi passi aiutandolo con il corno, con il proprio corno, e poi il corno tende a ricrescere, di conseguenza l'animale andrebbe a distanza di anni riaddormentato, andrebbe ritagliato il corno, insomma una pratica piuttosto anche pericolosa. Altrimenti c'è l'amicocentatore, una cosa che noi facciamo quasi annualmente, non serve per contrastare il bracconaggio, ma serve per avere un censimento, per avere l'idea di dove sono dislocati gli animali all'interno della savana, quindi insomma, si riesce un po' a tenerli monitorati. Quello che facciamo noi è conservazione. La conservazione io mi sono permesso di dividerla in due tipologie, la conservazione passiva e la conservazione attiva. La conservazione passiva è quello che sto facendo oggi, la sensibilizzazione, parlare con la gente. Il 2 e il 3 di giugno saremo al Parlamento francese a parlare loro di queste problematiche e a metà giugno saremo al Parlamento europeo a parlare di queste problematiche, perché in Europa sta nascendo un settore dedicato alla conservazione degli animali africani, e quindi ci hanno chiamati a parlare di questa cosa. C'è da
gestione degli orfanotrofi, quindi tutti quei posti dove vengono portati i cuccioli orfani della banda uccisa dai bracconieri, e tutti i centri di recupero che si occupano appunto di aiutare gli animali feriti che vengono portati in salvare. Poi c'è la conservazione attiva. Conservazione attiva noi la facciamo in due modi: la facciamo con l'antipattonaggio e la facciamo con i viaggi di volontariato. I viaggi di volontariato li facciamo con un progetto fatto da CERVA nel mezzo che si chiama Tricoresto, che permette ai turisti di fare dei veri e propri viaggi di ecoturismo, dove li portiamo all'interno di orfanotrofi o centri di recupero certificati, dove il turista può stare a contatto con questi animali e aiutare concretamente la natura. O altrimenti facciamo anche bracconaggio. Questa è una pratica un po' più complessa, perché l'antibracconaggio ha dei costi enormi. Molto spesso diciamo che fino a 10 anni fa i bracconieri giravano in infradito, adesso girano in infrarosso. Il gap economico tra loro e noi è elevatissimo. Dietro i bracconieri c'è la mafia cinese, la mafia irlandese, tantissimi soldi in gioco. Noi invece abbiamo veramente pochissime risorse da impiegare in antibracconaggio. Ci sono tantissimi costi di formazione, di addestramento, il materiale operativo, gli spostamenti, spese mediche. Un collega in Sudafrica qualche mese fa è stato ferito al collo da una zanna di elefante. Ci hanno chiamato Davide, il mio presidente, di notte, chiedendo se poteva per piacere fare un versamento di $400 all'associazione collega in Sudafrica per poter trasferire questo ragazzo ferito al primo ospedale possibile. Quindi non abbiamo neanche i soldi per queste cose di prima necessità. Prima vi parlavo del turismo. I soldi delle riserve vengono impiegati, parte dei soldi delle riserve del turismo vengono impiegati per l'antibracconaggio. L'antibracconaggio serve per mantenere posti di lavoro, perché nelle riserve c'è il personale, quindi i van driver, i ranger stessi, o tutte le persone impiegate nel turismo. Da questo grafico si vede molto bene l'importanza del turismo. Il turismo porta soldi alla conservazione, i soldi per la conservazione vanno all'antibracconaggio e l'antibracconaggio porta al turismo. Perché l'antibracconaggio porta al turismo? Perché manteniamo gli animali in savana. Un domani, quando non ci saranno più animali in savana, il turista non andrà più in Africa perché non ci sarà più nulla da vedere. Ma perché salvaguardare proprio che non c'è molto? Perché innanzitutto, come dicevamo prima, è la specie più minacciata del pianeta. Per fermare l'arricchimento di associazioni terroristiche, questo è un progetto molto ambizioso, ma che vogliamo portare avanti. Per salvaguardare posti di lavoro e generare ricchezza lecita, un concetto che vogliamo far capire in Africa è che un animale vivo vale molto di più di un animale morto. È difficile spiegarlo a chi ha la mancia vuota, che può portare a casa $1 milioni in 5 minuti, piuttosto che aspettare i 40 anni di vita di un rinoceronte. È un concetto molto complesso, ma è così. 40 anni di vita di un rinoceronte portano molti più soldi rispetto a che l'animale morto. E poi soprattutto perché l'uomo non può permettersi di eliminare ciò che ci è stato dato da creare. Questo penso che sia un punto fondamentale. Vi faccio vedere questo filmato abbastanza crudo per farvi rendere, per darvi l'idea di quello che sta succedendo. Questo è un animale vivo, come potete vedere. Questi sono tutti animali feriti, questo è quello che succede ogni 8 ore in Africa. Questo è quello che i nostri colleghi in Africa vedono tutti i giorni. Noi vogliamo... Questo, la foto che avete visto inizialmente è uno screenshot di questo video. Come potete aiutarci? Potete visitare il nostro sito espertiafrica.org e vedere tutto ciò che facciamo. Si può fare una donazione libera,
Si possono partecipare a eventi di raccolta fondi che facciamo spesso su tutto il territorio italiano e a Parma ancora di più, oppure si può adottare un rinoceronte. Ovviamente è un'adozione fittizia, non vi mandiamo a casa un rinoceronte, quindi sarà un po' complicato da gestire. Io qualche settimana fa ho lanciato dalle pagine dei giornali locali e dalla TV una campagna di adozione di rinoceronte Davide, chiamato così in onore del presidente della mia associazione, Davide Monven. È un rinoceronte che è custodito al Terreno Orfanage, un orfanotrofio in Sudafrica. E quindi, insomma, se vorrete adottare Davide, vi manderemo a casa anche un bel certificato, così potete far vedere ai vostri figli, ai vostri nipoti, che qualcosa per questo pianeta l'avete fatto anche voi. Io vi ringrazio e buona serata. Prendiamo l'aereo del traghetto che volete, torniamo a Parma, ci spostiamo veramente a pochi chilometri da qua e vi raccontiamo un'esperienza che quasi quasi c'è da chiedersi perché ci sia bisogno di raccontarla, tutto sommato. Vi raccontiamo l'esperienza della famiglia Spaggiari, che è diventata un fenomeno mediatico internazionale perché ha piantato un po' di alberi vicino a casa. È un gran piacere raccontarla, ma fa anche un po' specchio, che bisogno c'è di fare, di avere la TV, i giornali, eccetera. Ma questa famiglia a chiedermi perché la fa, per tanto. Ovviamente la cosa non è banale che me l'ho raccontata, la lasciamo raccontare a Roberto Spaggiari. Siamo un'azienda agricola che è di Parma, sono a circa 7 km da proprio dal centro storico e a 500 metri dalla via Emilia. Questa è un'immagine nostra, come vedete siamo io e mio papà, siamo nel vecchio bosco e questo è invece tutto il nuovo bosco. Faccio vedere le immagini perché il progetto nasce circa nel 2000, cioè 20 anni fa, mi verrebbe da dire in epoca pre-Greta. Però mio padre tra di voi, se voi avrete modo di conoscerlo dopo, non perché mio papà, però è veramente Mario di Monisterno, per intenderci. Io mi ricordo che ero ragazzino, mio papà mi fece leggere L'uomo che piantava negli alberi di Jean Giraud, per cui era assolutamente previdente. E poi nel 2000, veramente questa sua previdenza era anche ostacolata dalle associazioni di categoria. Che uscire questi primi bandi, mio papà, piantiamo gli alberi, papà, sei sicuro? No, piantiamo 5 ettari di alberi, 4.700 alberi, poi dopo ne abbiamo fatto un altro nel 2005, sempre attraverso i fondi comunitari, poi è uscito un'altra, il fondo europeo di sviluppo rurale, dopo che declina ormai tutte le sue diciamo così, esigenze. Riuscimmo appunto a completare la nostra superficie. Non è tutta la terra di proprietà, è una buona parte, quella che abbiamo di fronte a una casa. Come vedete sono oltre 12 ettari, saranno forse 13, sono oltre 13 di alberi piantumati. Adesso vi farò vedere, mi sembra che siamo alla sezione del video, è un video molto divertente, che non è circolato, se non mi sembra su Facebook, ma non sono sicuro, è stato tratto da uno dei redattori di Linea Verde. Adesso possiamo farlo andare, è molto divertente. Siamo a San Prospero, quello che vedete là è un'area rurale. Che vedete? Siamo a San Prospero. Quello che vedete là è un'area di grande e quindi che vedete sono una trincea di natura.
ragazzi che, con cui hai sei cresciuto. Esatto, amici, gli amici di San Prospero, gli amici del Frontier 70. Che stanno arrivando. Stanno arrivando alcuni amici del CEO scientifico. E abbiamo cominciato. E l'avete fatto a mano? L'abbiamo fatto a mano, sì. L'attrezzatura era degna della Grande Guerra, perché c'era un galeone, tanta volontà e una decina di vani. E il candidato dell'attrezzatura era sì, avevo un propellente che andava lucido e poi la parte più forte era rappresentata dai grandi e in questi campi, i 10 ettari, pensate, fatti per contributo a un galeone, esatto, in attesa che la comunità europea caccia il piano, in questi campi tu hai messo una quindicina di specie autoctone, esatto. Alcune addirittura sacre, con i avevano dei pezzetti del patrato, soprattutto dei feziali, esatto. Che hanno gli ambasciatori. Dovete sapere che il forestale è laureato in legge, ma poi si è laureato pure in archeologia e che non devastava. Ma niente di più sarebbe più cose. Ultima cosa, le essenze, che si chiamano così, si chiamano essenze, te le ha portate un tuo amico, sì. Sei andato a cavarsene comunque. Sì, è andato soprattutto nel Mantovano e Pistoiese, che le due zone d'eccellenza dei vivai italiani. Comunque tutto è stato fatto in casa. È stato un enorme, a parte che era una foglietta, mosca foglietta. Allora, praticamente questo è il campo degli alunini verdi, fatti in casa con gli alunini. Però prima di tutto, mi ricorda la storia di San Giorgio, in realtà la casa. No, invece questa è un'altra cosa, mi ricorda l'abbandono, perché la Sinaite di Heidegger, che ci ho passato molto bene, invece, il pensiero calcolante che assalta la terra. Quindi il pensiero calcolante non c'è stato, ma il pensiero meditante. Pensa che io sono stato che si chiama Petru, che ha giocato proprio sull'alternativa tra meditante e calcolante in rapporto alla rivoluzione. Sostenendo che contro la globalizzazione c'è una strada sola, l'economia cellulare, cioè che la gente torni a fare ciò che sa fare per servire le comunità, quello che avete fatto voi. Alla nostra conversazione. Sono io. Qui invece faccio lo schema di questa seconda puntuazione. Io ho aderito al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale 2014-2020, c'è una sottomisura, l'orticoltura dell'Unione Associata. Questa sottomisura prevede un piano di cultura che abbiamo depositato da poco tempo. Il progetto, come vedete, ha una superficie complessiva di oltre 5 ettari e 60 ettari, per un totale di 7.036 alberi piantumati. L'operazione che ho fatto, al di là dell'esperienza del ritorno, diciamo così, alla natura, che ha fatto molto clamore, è che oltre 7 ettari di questa proprietà erano, secondo le indicazioni del regolamento urbanistico edilizio, erano tutta terra edificabile. Adesso nel 2017 è stata riconvertita, diciamo declassificata, anzi sarebbe meglio riqualificata, perché il terreno agricolo ha una sua dignità spirituale, culturale, che stiamo progressivamente perdendo, ne abbiamo appunto parlato poc'anzi con la Barilla, come area agricola. Chiaramente è una scelta assolutamente particolare, perché non vendere terreno edificabile nel 2007-2007 effettivamente era una cosa che poteva sembrare da folli. In realtà il coraggio non è stato il nostro, non c'è dei soldi, è stato quello degli altri a stravolgere un'identità territoriale culturale che è propria, che è nostra, che è tipicamente italiana, perché c'è poco da dire. Noi viviamo in un paese che è estremamente delicato, fatto da indelicati. Questa è una cosa che va chiarita per tutti. Questa è un'idea mia, ma che è spesso mi ha fatto. Lo schema di impianto, abbiamo quattro essenze principali che sono il noce, la palma, il ciliegio e il frassino, poi abbiamo delle specie accessorie, cioè secondarie, le cosiddette specie paracadute, e poi abbiamo le specie sono arbusti essenzialmente,
Poi le altre specie, se vi interessa, poi ci scambiamo, ve lo, non è niente di è un progetto agronomico molto semplice, però nella sua complessità è una complessità direi più che materiale, proprio di intenti. Esso omaggia il principio della policoltura funzionale. Uno dei problemi grossi della nostra epoca è che siamo di fronte a queste monoculture che completamente che stravolgono la nostra identità. Gli alberi in fondo non sono tanto distanti da noi, comunicano attraverso la loro diversità. Io comunico qualcosa a voi perché ognuno ha una testa diversa e può o meno riuscire i miei elementi. Quello è un puzzle che spiega come sono state distribuite le piante. Quello è stato il vero problema, sono state tutte fatte a me, con dei miei amici, con la Caliola. C'è stato il vero problema è stato essenzialmente quello. Come avete visto dal video, la mia famiglia di agricoltori, io ho anche un'inclinazione essenzialmente rivolta nei confronti del passato. La terra è una terra che è all'est, nella zona est di Parma, siamo ripeto, a pochi chilometri dal centro storico, ma soprattutto siamo a 500 metri dalla via Emilia e siamo al limite del confine reggiano. Dico questo proprio perché questa operazione non solo dà un significato agronomico, ma anche un significato direi culturale. Se per cultura si intende il modo corretto di vivere. Il Festival dell'Economia Sostenibile parla di intendimenti legati alla natura, ma non c'è semplicemente anche la biosfera. Rolando è venuto a casa mia e gli ho detto c'è anche una forma di archeosfera. Questo perché? Ve lo spiego adesso, ancora poche cose. Perché nei campi, dove sono dove abito io da generazioni, ci sono delle antichissime presenze. Una di queste è stata trovata a circa 500 metri dalla via Emilia, è un frammento di anfora attica, un'anfora di arancia nera, che come si vede in un lembo sulla destra, come una formichina industriosa, c'è scritto il nome del primo parmigiano, che è un certo Ugo, è un indigeno etruschizzato che è stato ritrovato lì in questo campo del Castellazzo, però è importantissimo perché dare la opera di urbanizzazione comporta uno stravolgimento dell'identità italiana, dico italiana perché noi, ripeto, viviamo in un paese estremamente delicato, non solo appunto dal profilo geologico, dal profilo idraulico, forestale, tutto quanto, ma anche dal profilo culturale, perché la biosfera ha una pari identità a quella dell'archeosfera. Questo è stato trovato a casa mia, cioè l'inizio della cultura scritta a Parma, è un indigeno etruschizzato di una bassa natale, non sto qua a dirlo. Ma non solo, dietro il mio bosco, in questo frammento del mio tesi di laurea, è stato trovato il famoso ripostiglio di Quingento. Se voi andate al Museo Archeologico a Parma e la zona ipogea, troverete il tesoro di Quingento. Ma c'è anche dell'altro, c'è una strada romana, cioè il quartiere l'hanno costruito su un ciottolato di età repubblicana, cosa che viene completamente stravolta. Adesso ve lo faccio vedere un attimo nel dettaglio. Questo è un frammento di quel tesoro di via Quingento. E così detto è segnato tutto perché l'S cioè un pezzo di bronzo con un segno della ramoscello secco e siamo nel VI secolo a.C., dunque siamo nell'età del ferro, siamo dunque ai limiti dell'inizio della fase etrusca nelle nostre zone, quello è un segno di fusione, ma la particolarità sta nel fatto che questo è un panetto di rame ferroso, purtroppo non si vede, però il rame era stato adulterato con la presenza del ferro. Cosa vuol dire? Vuol dire appunto che gli abitanti dell'età del ferro adulteravano questo oggetto e poi lo buttavano all'interno delle bolle d'acqua. Okay? Perché? Perché la bolle d'acqua aveva 14 gradi stabili, per cui voleva dire acqua a uso ordinario, ma soprattutto acqua appunto per la finagione. Dunque un omaggio alle divinità dell'acqua, dunque tutta quella zona lì era una zona assolutamente significativa, ma assolutamente sacra. Io qua ho discusso la tesi di diritto romano, mi ricordo che c'era, si parlava di istituzioni legali, c'era la grande somma divisio, res sacra, res religiosa, cose sacre, cioè quelle cose che erano sottratte alla disponibilità dell'uomo. Ma non solo, c'era anche un altro episodio, sempre a casa mia, e per questo io ho fatto tutto questo perché trovo che spiritualmente sia un luogo affascinante, è pianura, no, in realtà tante cose da raccontare. E una di queste cose viene raccontata da Pigorini, da un estratto di un articolo del 1878 pubblicato sulla Gazzetta di Parma, perché proprio via Quingenti, dove abito io, c'era la famosa Terramare di Quingenti. Terramare è un
termine dialettale che vuol dire terra grassa, cioè terra ricca, è una popolazione di malefitticoli che visse tra il 1650 e poi il 1250, poi sparì. Cos'è la particolarità? È che queste terre dove loro abitavano sono ricche di sostanze organiche che si sono accumulate nel corso degli anni. Queste sostanze organiche nella seconda metà dell'Ottocento venivano vendute, proprio la terra veniva venduta come concime, per cui in tutta la mia proprietà, ma proprio veramente in tutta, basta guardare per terra che trovate un manufatto, potete trovare una breccia di un'anfora, un'ansa cornuta, e questo si sviluppa nella mia proprietà. Effettivamente questo dà un profondo senso di identità culturale a un luogo. Ripeto, se per cultura si intende, come io lo intendo, il modo corretto di vivere, è un libro di Scott del 48, se ci fa una citazione così per mettere. Come vedete, io l'ho già anticipato, c'è una grande area sacrale. Venivano buttati questi oggetti metallici all'interno delle bolle d'acqua. Se noi andiamo a Roma, un gesto classico di chi va alla fontana di Trevi, si gira e butta un oggetto metallico, è un rito proprio, non so, direi un'azione antropologica, si è trasmessa non solo alle popolazioni appunto pre-romane, ma addirittura a Roma stessa. Infatti io qua riporto un brano tratto dal quarto libro delle storie di Tacito. Siamo sotto il Principato di Vespasiano, dunque il giorno solstizio d'estate, siamo il 21 giugno del 69 d.C. Roma un paio d'anni prima era stata investita da un grande incendio che ha colpito il Tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio. Viene incaricato questo personaggio, Lucio Vestino, che era è diventato prefetto dell'Egitto, è un cavaliere, e che in accordo con gli auspici era il collegio che era deputato a interpretare il volere degli dèi, della mente, il volere degli dèi, cosa ha fatto? Il tempio viene distrutto, qui soprattutto sono oggetti metallici che vengono presi, viene ricostituito il tempio, vengono portati, Tacito testualmente dice in trapalutes. Questo per dire che questa ritualità si è trasmessa dall'epoca pre-romana fino ad attingere all'epoca romana, ma anche l'attuale, perché ho appena detto che voi, se andate a Roma e fate un gesto, che la sua attinenza, la matrice culturale, in tempi ignoti, però se in questi tempi ignoti non vengono, io ripeto che anche loro hanno la loro identità, perché trasmettono un'identità culturale a un luogo che è l'Italia, che non è propriamente romano, perché vivere in Italia è un luogo, secondo me, molto speciale. Concludo brevemente facendo proprio un'idea di una persona che mi è molto cara, che è Paolo Pasolini. Per Paolo Pasolini, disse in un'intervista poco prima della morte, secondo me, un pensiero finale molto intelligente, ponendo una grande distinzione tra quello che è progresso e sviluppo. Perché certamente vivere in una casa domotica, vivere con tutti i comfort, il risparmio energetico, è una forma di progresso anche di natura ambientale. Però consideriamo che opere di urbanizzazione compiute in aree votive etrusche, compiute in aree agricole dove c'è riporto stabile che da Delotto fino a Giulia per Parmigiano Reggiano, ma soprattutto compiute alterando un territorio che è quello della campagna pavese, che è stato immune da cambiamenti. Questi cambiamenti sono venuti nel corso di 3-4 generazioni, personalmente, questo me l'ha trasmesso mio padre, non lo possiamo considerare una forma di sviluppo. Vi ringrazio. Vabbè, sì, in effetti non è proprio solo uno che ha piantato un po' di alberi, come avevo detto io, c'è qualcosa di... Com'è la frase, cose sottratte alla disponibilità dell'uomo? Carica rivoluzionaria non indifferente, una frase del genere. Ci ha parlato di cose di 2000 anni fa, ma lui e tutte le persone che hanno parlato oggi qua, che invito a venire qua perché facciamo una foto di gruppo e perché se qualcuno di voi ha magari una domanda, una curiosità, eccetera, invito a farla in questo momento, ci hanno parlato da prospettive enormemente diverse di futuro. Dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare non perché lo riteniamo giusto, lo riteniamo giusto, ma proprio perché è l'unica cosa che possiamo fare. Grazie a tutti di essere stati qua, e se nessuno ha domande, curiosità, eccetera. Sì, c'è una curiosità, aspetta.